Ciao, allora siamo qui all'Aldaia, un villaggio nella Valle degli Elfi. Siamo qui da ieri e oggi abbiamo passato una giornata. Com'è stata la giornata di oggi, ragazzi? Tanta roba, perché oggi proprio relax, ritmi elfici. Siamo andati al laghetto, che è stato proprio tanta roba, a parte l'accoglienza di Antonia, che già vi avevamo detto di ieri sera della cena. Questa mattina colazione a casa sua e poi laghetto, sauna, vabbè, che cosa ne parliamo a fare? E qui siamo venuti e qui abbiamo appena finito un'oretta di danze popolari accolti meravigliosamente da chi abita qui, ma diamo la parola a loro perché direi che almeno ci dicono come si chiamano e ci raccontano due cose su, intanto sull'Aldaia e poi sulla valle, quello che avete voglia. Ciao. E niente, qui siamo all'Aldaia, un villaggio degli Elfi, uno dei tanti. Tutte le domeniche noi qua facciamo balli popolari. Oggi è stato un giorno un po' speciale perché abbiamo accolto queste meravigliose persone. E niente, qui viviamo, facciamo. Abbiamo le mucche, facciamo il formaggio, lui fa formaggio, da dire il nostro caseiro, e viviamo, insomma, stiamo bene. Tu da quanto sei qui? Io qui è più o meno 20, qua all'Aldaia, 26 anni più o meno. E in valle eri venuto un pochino prima? In Bali dall'86. Dall'86. E tu invece come sei arrivato Lui è qua uno dei più da ieri? giovani invece. Sì. Salve, mi chiamo Nadir. Io sono arrivato qua la prima volta nel 2018 attraverso conoscenze di figli di Elfi. Tanto mi avevano parlato del posto e che mi avevano sempre attratto quei loro racconti. E così arrivai per una ricorrenza e feci il giro con questa mia amica di un po' di posti, mi innamorai del luogo. Poi ero già pronto per altri viaggi, per cui dovetti aspettare fino al luglio del 2019 per stabilirmi qua dove sono adesso, all'Aldaia. Da allora vengo qua. Tante cose sono cambiate, però io per lo più mi sono sempre occupato degli animali e del formaggio. Come scorre la giornata qua all'Aldaia o comunque in valle? Beh, parlando unicamente di noi, perché ogni nucleo è differente, più o meno ci uniscono alcuni stili di vita, però le cose che facciamo nel dettaglio sono differenti. Noi ci occupiamo stagionalmente di lavorare la terra in funzione di quello che si produce, si coltiva nella stagione, appunto. Ci occupiamo degli animali, manutenzione degli spazi, pulizia degli spazi e poi cerchiamo di dedicarci a modo nostro anche nel tempo libero all'arte, che sia il teatro, la danza, come ha detto Romano ogni domenica, o al disegno, o a semplice bighellonaggio nei boschi e saune, come avete fatto voi a Laghetto. Cerchiamo di vivere con dei ritmi più naturali che non imposti, non c'è una necessità che non venga dal dover fare determinate cose quando vanno fatte, insieme alla volontà di stare tutti assieme, che è l'esercizio più grande per me. Oh, grazie. E poi ho visto che c'è un bell'impegno anche con i materiali naturali, dai muretti a secco alla terra paglia, il legno, cioè, insomma, vi prendete cura anche della dimensione dell'abitare in qualche modo, no? Certo, abbiamo iniziato, insomma, io almeno ho iniziato con le pietre, erano molto pesanti. Adesso invece stiamo costruendo con paglia argilla, che è una cosa meravigliosa, ed è molto più leggero, molto più bello, molto più naturale. E è bello, piano piano si imparano tante cose. Grazie mille. Oggi facciamo una diretta veloce, un po' per i bisogni anche del gruppo e ci sta. Per cui intanto ringraziamo la Dalia che ci accoglie, Antonia, poi andremo dopo probabilmente alla Chiocciola. E domani mattina partiamo dalla Valle che ci ha accolto veramente con un'energia potente e continua ad accompagnarci. Abbiamo cambiato ritmo in qualche modo, vero Giovanni? Decisamente abbiamo cambiato ritmo, i passi sono fatti più lenti ma gradevoli e quindi domani avremo una bella passeggiata anche
non troppo impegnativa. Si vede, impegnativa. Poi alla prima salita ci dicono: ma avevi detto non troppo impegnativa. Quanti chilometri sono? Sono all'incirca 18 chilometri. Però sono bellissimi perché si sta sul crinale, poi si scende giù l'ospedaletto, poi siamo in collina e si svalica per la Cilicea. Sì, è una bella camminata. Si chiama Cilicea. Quindi ci rivedremo da Cilicea fra due giorni. Tra due giorni, più o meno 18:30, sì. Compatibilmente con. Ringraziamo sempre i nostri media partner che sono Italia che cambia e Terra Nuova. E la Rive, Rete Italiana Villaggi Ecologici, che ha dato il patrocinio a questo evento. Grazie. Buonasera. Ciao.